Il progetto Le invisibili ombre di un mito. Come sottotitolo potremmo anche individuarlo come tre concerti ed un convegno internazionale per cambiare la storia della musica. Sembra una cosa grossa quella che sto dicendo, ma fortunatamente grazie all'opportunità che questo momento internazionale che il Forum delle Culture di Napoli e Campania ha dato alla nostra organizzazione, che è l'Associazione Domenico Scarlatti, che in collaborazione all'Associazione Paola Manfredini di Cremona praticamente ha curato questo evento che ha voluto chiaramente il Forum. Il Forum quindi si pone sicuramente alla base di un discorso di conoscenza, che era uno proprio dei temi del Forum, la conoscenza. E quale migliore conoscenza che cambiare la storia della musica? Sembra veramente eccessivo probabilmente quello che sto dicendo, ma chi parteciperà al convegno di venerdì mattina e chi ascolterà soprattutto i concerti di questi tre autori importantissimi e ombre di un mito. Perché chi è il mito? Il mito è la Wiener Classic, il mito è la grande musica tedesca che praticamente è sempre stata definita quella che ha inventato la musica classica, quella che ha generato la musica classica. Ebbene, non è così. Ormai storicamente abbiamo provato che la scuola musicale napoletana è alla base del classicismo musicale. Questo sarà ad esempio il tema del convegno che vedrà la partecipazione di grandi studiosi internazionali che si stanno muovendo in questa direzione. E chiaramente è inutile dire che il protagonista di questo convegno è Andrea Lucchesi. Andrea Lucchesi è un allievo di Gioacchino Cocchi, quindi scuola napoletana, nasce a Mottola di Vivenza, quindi nel Veneto, ma qui a Napoli praticamente erano di casa tutti. Pensiamo ai tedeschi come Adolf Hasse, oppure pensiamo agli spagnoli come Tarradellas, oppure ai maltesi come Doll. Praticamente tutto il mondo della musica era qui a Napoli, era qui a Napoli per imparare, e neanche Mozart si è potuto esimere da questo. D'altronde quello che noi stiamo dicendo è questo: Haydn con chi studia? Mozart con chi studia? Beethoven con chi studia? Haydn studia con Porpora, e addirittura per studiare con Porpora va a Londra a fargli da servitore. Quindi Haydn fa il servitore di Porpora, Haydn va a pulire le scarpe di Porpora. E Niccolò Porpora, a mio giudizio, ma non solo, anche da quello che sentirete venerdì mattina, è più grande di Haydn. È più grande di Haydn. Le mie affermazioni possono sembrare presuntuose, ma non ha molta importanza questo. L'importante è ascoltare questa musica, quella che ascolteremo stasera con questo oratorio inedito di Francesco Bianchi, un altro grande allievo di Niccolò Iommelli. Niccolò Iommelli, genio aversano. L'oratorio che quindi ascolteremo è la prima esecuzione mondiale di quello che ascolteremo stasera, e chi avrà la fortuna e il piacere di essere qui con noi stasera avrà il privilegio di ascoltare un vero capolavoro, un vero capolavoro. Quindi il nostro assioma è la scuola viennese, ma soprattutto la scuola napoletana.